Continuano i Doc Talk, un nuovo format all'interno dell'ottava edizione del campionato nazionale Pizza Doc. Stiamo raccontando tante storie, storie di successo come quella che racconteremo oggi in compagnia di Nanni Erbellini, founder del progetto Pizium. Nanni, prima di tutto grazie per aver accettato l'invito. Grazie a voi. Ai nostri Doc Talk. Oggi proveremo a portarci a casa qualche segreto per esplodere, come sta esplodendo, esploderà ancora di più il tuo progetto. Ma prima di arrivare a quello che sei adesso, a quello che sarai, a quello che sarà Pizium, vogliamo sapere un po' tu da dove arrivi, come arrivi poi ad avvicinarti al mondo pizza anche. Ma in realtà io nasco nel mercato della ristorazione perché da piccolo avevo questo amico di banco, Fabio Altobelli, che era un ragazzo che era portatore di handicap, e siccome mi ero molto affezionato a lui, parlo delle scuole medie, e penso che questa cosa non l'ho mai raccontata proprio così approfonditamente. Abbiamo un'esclusiva. E con Fabio ci vedevamo anche dopo, diciamo, l'orario scolastico, e lui aveva suo zio che era proprietario di una pizzeria ancora tuttora operativa, ad Acerra, mio paese d'origine, quindi vengo da Acerra, campano, come la maggior parte delle persone che ho incrociato, e un po' volontariamente, un po' involontariamente, ho iniziato a fare l'incartapizze in un'età non sospetta alla pizzeria Primavera di Acerra, oggi Mulino Primavera. E ovviamente lavorare a un'età che non è ripetibile, cioè, come quella di cui io sto parlando, non stai lavorando, fai parte di una famiglia, no? La famiglia Cannavacciuolo in questo caso, ho imparato lì a muovere i primi passi, quindi da lì si sono scatenate una serie di scelte, tra cui anche la scuola. Magari pochi sanno che io ho studiato questo, mi sono diplomato all'Ipsar Carmine Russo di Cicciano, specializzato in sale bar manager, solito corso di scuola superiore che si fa a un istituto professionale. Chiaramente da qui parto, un'infarinatura generale, da piccolo impari un mestiere con l'incoscienza di un ragazzino, no? Cioè, impari una cosa che quasi non vuoi fare, no, ma non voglio andare, poi vai, poi capisci che quella può essere un'opportunità, perché durante gli anni delle scuole superiori, per l'appunto, ho fatto tante stagioni e il lavoro del pizzaiolo era molto remunerativo. Quindi già da allora eri lì a scegliere un po', ma se imparo a fare pizzaiolo posso guadagnare di Guarda, più? Guarda, forse, esatto. Ed è nato un po' così, quindi parte da Acerra, esattamente dall'allora pizzeria Primavera, in maniera inconsapevole. Poi per arrivare a Pizium c'è un altro mondo da raccontare, però diciamo da dove parto parto da qui. Come poi, cioè, ti ricordi il giorno in cui hai avuto l'idea o comunque è nata l'idea di Pizium? Allora, innanzitutto l'idea di Pizium non nasce esclusivamente da me, cioè, quindi io sono un co-founder del progetto. Sicuramente vivere in una città dove attualmente vivo, che è Milano, ormai da 15 anni, cioè, è una città dove nascono cose, si fanno cose, si incontrano persone costantemente, cioè incontri tante opportunità. Io facevo il promoter, organizzavo eventi e gestivo discoteche, club grossi, importanti, e avevo avvertito, mi ero un po' allontanato dalla ristorazione, in realtà mi ero quasi promesso, trasferendomi a Milano, di non fare più la ristorazione. Però sai, quando una cosa ce l'hai dentro, prima o poi ci viene a riprendere. Ed ecco che avevo iniziato a fare degli eventi, perché
al contrario, nessuno sapeva che io sapessi fare pizza. Cioè, tavolaro, basista, agente, PR, cioè, quindi dovevo trovare... Le avevi tutte, tranne forse dovevo loro Dovevo trovare un modo per raccontare al mio network che sapevo fare questa cosa con competenza. Cioè, non ho un'idea imprenditoriale... Non solo perché, bravo, ti stavi buttando in un business, esatto, ma perché oggettivamente c'era una storia dietro. In quel momento, diciamo che l'intuizione... Una vera intuizione non è che c'è stata, perché poi io sono di quella fascia di persone che pensa che l'intuizione e il talento siano l'1%, 99% è lavoro duro, senza freni, senza stop. Il primo anno in cui, qual è stato l'anno in cui avete aperto insomma il primo? Pizium è stato aperto nel 2017, nella pizzeria di via Procaccini 30, era ed è la prima pizzeria di questo progetto, ma è nata con la volontà di replicarsi nel tempo. E quindi poi tra il dire e fare c'è di mezzo il mare, sì, però noi prima di aprire la prima pizzeria abbiamo lavorato duramente, almeno 7-8 mesi. Cioè, abbiamo lavorato a questo progetto anche quando non esisteva il nome, per capire come potesse essere un progetto replicabile ma che avesse personalità. Cioè, faccio un esempio su tutti. In fase di creazione del progetto c'era il mio socio Stefano, attuale CEO dell'azienda e proprietario di maggioranza, che diceva: secondo me dobbiamo mettere anche la cucina, perché potrebbe darci un'importante possibilità di tirare gente in mezzo, perché se uno non vuole sempre la pizza o la tavolata, quello che non vuole la pizza metti lo spaghettino, alzi la media spending. Ampli la scelta. Esatto. La motivazione per cui noi non abbiamo inserito la cucina era collegata a una mia volontà, ok? Cioè, anche in alcuni casi si fanno anche delle scelte strane o casuali o fortuite. Perché? Perché la mia volontà era quella di costruire sì un progetto che fosse replicabile, ma un progetto all'interno del quale io avessi la completa autorevolezza di tutto ciò che avveniva in questo grande contenitore. E io sono pizzaiolo, sono promoter, quindi mi intendo di accoglienza, mi intendo di sala, so fare un servizio, so tirare in mezzo, però non avevo l'expertise di cucina. E quindi... che cosa succedeva? Se uno chef mi diceva dobbiamo salare il bollitore, che oggi lo so salare chiaramente, ma nel 2017 magari no, mi frenava questa cosa di non avere l'autorevolezza. E in questo ragionamento ha insito in sé il fatto che ognuno deve fare quello che sa fare, poi puoi imparare e col tempo puoi portare avanti anche un'esperienza nella cucina, tant'è vero che abbiamo aperto poi 3 ristoranti, 2 pasticcerie, brand di pizze croccanti, però collegato al business questa scelta ha comportato un controllo del capex realizzativo, quindi non devi comprare tutte le attrezzature della cucina, bollitori, cappa, friggitrice, controllo del labor cost, perché tu vai a costruire un progetto che non prevede il rosticciere, lo chef, il demi sous chef, è una roba. In un incontro di stamattina parlavamo di quanto è vasto poi preparare un business plan che preveda tutta una serie di voci di e quindi costo, quando che non sempre è standard, cioè mai è standard, perché no, non è mai standard, o allo stesso tempo per provocazione ti dico che potrebbe essere standard se tu hai le idee chiare, anche perché se metti, non dico voglio fare lo spaghetto, voglio fare la patatina fritta, quindi metto la friggitrice. Ma metti la friggitrice solo per fare la patatina fritta? No, ma facciamo anche l'arancino, e poi facciamo anche il croquet, poi facciamo il fiore di zucca, e poi ci vuole la persona si ammala, la devi sostituire. È una concatenazione di eventi che però, se non curata, porta a una non controllabilità finanziaria. Cioè. È un progetto... Ci siamo? C'è? Non c'è? Si è scaricato. Sì. Lo cambio. Dicevi prima che è un progetto che nasce già con la previsione poi
di portarlo al di fuori dei confini del posto in cui è stato ideato. Il primo a Milano, hai detto? Il primo a Milano, i primi tre a Milano. I primi tre a Milano, quindi già una scelta di rimanere sul territorio. Milano ha risposto bene. Sì. Per andare su tre, insomma. Ma noi, diciamo, noi a Milano attualmente ne abbiamo 9 e l'anno prossimo apriremo la 10ª pizzeria sicuramente. Però Milano, mi corre l'obbligo di sottolineare che è una città che fa uno sport a parte in Italia, cioè è proprio una città che viaggia su altre metriche, altre velocità. Quindi prendere come parametro di paragone Milano è un po' diciamo, complicato. Potrebbe ecco, essere, sì. Per quanto poi è difficile fare sviluppo a Milano, molti pensano che vengono a Milano a fare la pizzeria e poi scoprono che non è poi così facile come sembra, però sicuramente Milano rispetto alle altre città ti dà una grande opportunità. Perché 3 punti vendita a Milano in un anno? Perché il 9 marzo del 2017 abbiamo aperto Procaccini, l'8 marzo del 2018 abbiamo aperto la terza pizzeria, cioè non avevamo neanche un anno e ne avevamo aperte 3, perché è la nostra città. Cioè, Stefano veniva anche un po' naturale, insomma, aveva già, conoscendo il territorio bene, aveva già sviluppato diversi format, tra cui i panini Durini, che aveva 12-13 punti vendita in città, aveva fatto il promoter, io ho fatto il promoter, comunque avevamo degli importanti network che poteva, poi la posizione giusta, sai lanciare il punto vendita, il progetto l'hai pensato bene, ecco, non hai messo la cucina, la facilità di trovare, diciamo, personale, perché magari ai tempi non era così difficile come lo è adesso, e questo ha favorito un po' l'accelerazione. Per dare anche un po' dei consigli di valutazioni da fare, quando avete deciso di uscire fuori da Milano, come avete scelto? Ma allora, considera che il primo punto vendita aperto fuori da Milano, che è Gallarato, una storia un po' particolare, no? Che Daniel acconsente, che sa, perché grazie, quando fai sviluppo, allora innanzitutto anche quelli che hanno 500 punti vendita, che fanno sviluppo in maniera diretta, quando dico in maniera diretta intendo no franchising, sì governance totale dell'esperienza del cliente, governance totale delle condizioni di lavoro dei collaboratori. Non c'è una vera e propria metrica per scegliere le posizioni o scegliere il momento adatto per aprire fuori dalla città dove nasci e cresci. Sicuramente tu vuoi fare sviluppo, mica puoi aprire 50 punti vendita a Milano. Prima o poi ti dovrai confrontare con nuove realtà. Quello che posso dirti è che ci sono delle città che sulla carta magari non pensavi che potessi avere un determinato raggiungimento economico, e altre che sulla carta sono simili a Milano, che sono state aperture più difficili. Gallarate, che è stata la prima apertura fuori Milano, è un locale che performa molto bene, però le aspettative quando ci siamo lanciati con il cuore oltre l'ostacolo, cioè l'aspettativa, cioè adesso andiamo, o la va o la spacca, perché prima o poi devi trovare questo coraggio. Dopo Gallarate, passami il termine, dove sono state posizionate le altre bandierine? Allora abbiamo fatto, faccio prima, non mi ricordo l'ordine cronologico, però posso dirti le città in cui oggi siamo presenti. Ok, siamo presenti a Milano, Torino, abbiamo Gallarate, Varese, Busto Arsizio, Novara, Seregno, Cesano Maderno, Como, questa è proprio un'interrogazione, sto cercando di... Torino, poi Brescia, poi Piacenza, Bologna, Parma, Reggio Emilia, Firenze, Roma, Verona, Napoli, Salerno, Genova, Novara, Serravalle, no, sono tanti. Le avevi mai ripetute tutte? È da un po' che non... ma sai quando mi succede che magari devo fare... Quando faccio... Ne facciamo adesso settimanalmente, facciamo il 6 Sigma, che è una specie di statistica per il controllo qualità delle pizze, che prendiamo le foto da internet sostanzialmente. Ci sono i nostri executive che si mettono lì nei tag, nei geotag, Piacenza, tag screen, come mai questa pizza è un po' scondita?
E quando andiamo a fare l'elenco di tutti, cioè, alle volte ti dimentichi dei locali, dici, oh, ma Genova perché non l'avete... Ah, no, dice, guarda. Aspetta, c'era anche questo, okay, no, sì, l'aggiungiamo. E non è facile, non è facile. Oggi sono 35 punti vendita Pizium, 2 Crocca, 3 Carmelina, 2 Gelsomina, metto anche due brand di cui non sono socio ma che comunque fanno parte della famiglia e che devi stare lì a risolvere il pensiero problemi. C'è comunque Marghe, Giolina, sono 700 dipendenti che io adoro chiamare collaboratori, perché la parola dipendente secondo me, allora noi dovremmo dalla parola dipendente dovremmo aprire un mondo di domande che a me piacerebbe affrontare, perché qui la chiave di volta del nostro business, cioè, il mondo della ristorazione, il costo più grande che ha è il lavoro. È un'azienda labor intensive. Cioè, c'è un grande imprenditore che dice tu prendi il tuo P&L, vedi il costo più grande che hai e su quel costo più grande che hai concentri la maggior parte delle tue energie. Se un'azienda di ristorazione, che è labor intensive, riconosciuto da tutto, orari, decima, chi è, destra, sinistra, ha come costo del lavoro il costo più grande, tu devi organizzare il tuo lavoro in base a quello. Oggi per noi parlare di condizioni del lavoro quotidianamente è la cosa più importante che esiste, perché non puoi prescindere dal collaboratore. Ed è apprezzabile come linea, perché ma, poi sì, purtroppo diciamo non sempre c'è, cioè, una sorta di priorità nei confronti dei collaboratori. Ma ti faccio una provocazione. Lo sai perché, e lo dico contro me, la provocazione la faccio a me, non è apprezzabile, perché sostanzialmente fare impresa, cioè bisognerebbe andare indietro e dire ma che cosa significa fare impresa per chi fa impresa? Cioè ci sono delle domande... Che non dobbiamo essere Gigi Marzullo che si fa la domanda. La tua e si visione risponde. Anche dal punto di vista economico-finanziario, piuttosto che dal punto di vista diciamo umano, ecco, mettiamola soprattutto, così. Soprattutto umano, perché io faccio sviluppo, devo aprire 100 punti vendita, qualsiasi brand esso sia. Come fai a gestirli? Chi ci metti dentro? Il locale lo trovi, il soldino per investirlo ce l'hai, poi chiaramente se non gira la macchina si inceppa. Per far girare la macchina c'è bisogno di gente, e questa gente, se non sta bene, lavora per te. Ti faccio una domanda che stiamo facendo un po' a tutti coloro che stanno raccontando la loro storia di successo, ed è un po' un domandone che ovviamente ha tante sfumature, ma qual è la chiave del successo secondo te di Pizium? Ma innanzitutto non esiste una chiave di successo per nessun business, secondo me. Specialmente quelli che fanno pizza, io non faccio altro che ripetere sempre la stessa cosa. Noi non ci siamo inventati niente, meno di zero. Acqua e farina esistono da sempre. La pizza è il prodotto più inflazionato in Italia. Quindi voglio dire, che risposta dovrei darti? Se vuoi me ne invento una. Quello che noi sicuramente sappiamo fare è fare impresa. Valorizzando le persone, tutelando la qualità. Mi inorgoglisce spesso ripetere che con noi non lavorano le big company di food, eccetto qualche azienda di beverage legata al mondo della birra alla spina, parliamo di Partesa, Gruppo Heineken. Per il resto noi siamo stati capaci di strutturare dei laboratori interni, strutturare una logistica terzializzata, con che fatica, quando bastava lavorare con una classica, un classico cash and carry e dire ok, questo è il punto vendita, vai a servire. Invece ci siamo complicati la vita, perché? Perché crediamo in una missione, tutelare il piccolo produttore, la piccola filiera, andare a favorire il piccolo mercato. E lo facciamo noi che stiamo facendo sviluppo, cioè, quindi sembra un po'. Questo è un tema che abbiamo no? affrontato durante anche altri incontri, e la conclusione a cui siamo arrivati è che forse il vostro compito è anche quello di educare. Sì. Avete diciamo questa missione da questo punto di vista, piuttosto che guardare solo e esclusivamente alla parte commerciale, forse l'educazione deve arrivare da voi. Beh, io potrei, usando i numeri che realizziamo, fare una grande provocazione. Noi utilizziamo prodotti di qualità, olio Guglielmi,
Fior d'Agero, la Fratelli Fusco, Pomodoro, la Calmela, Mulino Colombo, che pochissime pizzerie utilizzano, è un mulino fantastico. Per non farti la lista di tutti i piccoli, i nostri dipendenti fanno 40 ore settimanali, percepiscono tutti in busta paga, tredicesimo, quattordicesimo, vengono pagati in punto. I nostri locali non hanno posizioni super premium da centri città, ma posso garantire che sono delle belle posizioni, e nonostante questo facciamo più del 20% di EBITDA. Quindi dico, non facciamo mancare niente ai fornitori, non facciamo mancare niente a noi stessi, non facciamo mancare niente ai nostri collaboratori. Mi spiegate perché esistono aziende nella ristorazione che non trattano bene i propri collaboratori? Mi spiegate perché nella ristorazione ci sono imprenditori che non pagano i fornitori o posticipano sempre i pagamenti o posticipano... Perché? Allora io dico, ti rifaccio la domanda a te, io perché devo stare in un mercato dove il cliente finale non fa attenzione a queste cose? Quindi io posso educare la mia gente, quindi quelli che lavorano insieme a me, con la speranza che... Non è che lavoreranno per sempre con Pizium, con la speranza che quando poi vanno da un'altra parte dicono a se stessi: ma se da Pizium facevo 40 ore, ma perché da te ne devo fare 60? Ma soprattutto, ma perché mi devi pagare una parte in nero del mio stipendio? Vedo che è un tema che ti sta molto a cuore, diciamo, è vero che c'è una valutazione dietro, un'analisi economico-finanziaria, come dicevamo prima, però si vede che il risultato c'è, quindi si non può è, fare, io ci tengo. Insomma. Ecco, la cosa più importante e straordinaria è che si può fare, e noi lo stiamo facendo su larga scala. Figuriamoci uno che ha un'unica attività, che si sceglie un buon posizionamento, si va a selezionare quelli che sono i fornitori di un certo tipo, i collaboratori di un certo tipo, cioè non dovrebbe esistere la defezione. Quindi io ci tengo sì per trattare bene i nostri collaboratori e per farli trattare bene a tutti gli altri, ma ci tengo anche perché io poi azienda che ha comunque l'interesse di riempire locali, quindi di natura commerciale, io devo combattere una guerra in maniera impari, cioè sottostaffato, cioè con delle persone che non rispettano le regole. Pizium, perché? Pizium fuori dai confini nazionali? Noi per il momento siamo innamorati dell'Italia, nonostante è una nazione che spesso ci lascia interdetti, soprattutto dal punto di vista amministrativo, perché ha le sue contraddizioni, insomma, come paese. Quando apri in tante città vedi tanti modi di fare, tanti regolamenti, alle volte succedono delle robe che tu dici: perché? Sto facendo sviluppo, sto creando posti di lavoro, siamo un'azienda seria, dico: ma perché devo fare sta roba per un'occupazione solo pubblico che dura 10 anni anziché di 3 mesi come a Milano, per dire? Però capita. Come capita che magari ti fanno una multa perché tu hai una pianta, tutti gli altri hanno le piante, tu la togli e gli altri no. Succedono tante cose, ma siamo innamorati dell'Italia. Se debbo rispondere con un po', un pizzico di sogno, sicuramente mi immagino di dire un domani: io sono il fondatore di Pizium, guarda che spettacolo, hanno 1000 punti vendita nel mondo, hanno riavvicinato tanta gente alla ristorazione, che sembrava tipo una malattia, no? Tu lavori nella ristorazione, oddio. Prima Antonio ha fatto un esempio bellissimo: è più facile trovare un pizzaiolo, un 100 euro a terra che un pizzaiolo. Non concordo, prima non ho avuto la possibilità di potergli rispondere. Noi oggi, quando apriamo in una città, 50 giorni prima abbiamo già il team, la gente con le aziende serie vuole lavorare, la gente c'è, quindi... Antonio, sponsor adesso. Abbiamo Vincenzo. Ah, non perdono, siete gemelli, pensavo che eravate... Capita a tanti, tranquillo. Vabbè, comunque, non so se vedrà questo speech. lo vedrà. Antonio, non sono d'accordo con te, perché Pizium chiude i team 50 giorni prima di aprire. Se questa cosa non era di dominio pubblico, adesso spero che... Lo è. Ringraziando, quindi ancora una volta... Quindi perché dobbiamo dire che un pizzaiolo è più facile trovare 100 euro a terra con pizzaiolo, quando le aziende serie 50 giorni prima di aprire hanno il team?
Quindi i veri educatori probabilmente non dobbiamo essere solo coloro i quali fanno questa cosa, ma dobbiamo essere un po' tutti. Cioè, non dico che il cliente deve arrivare fuori la pizzeria e dire: senti, ma tu i dipendenti ce l'hai a posto? Ok, fammi vedere un estratto. Cioè, non puoi arrivare a quello. Però parlare un po' meno di prodotto, o magari parlare di prodotto, se parli 2 secondi del prodotto dovresti parlare 4 secondi del personale. Oggi si dice solamente: ah, il personale non si trova, ah no, 100 euro a terra e pizzaiolo, però il prodotto, qual è la tua lievitazione, ma che forno usi? Per ritornare al discorso precedente, no? Se hai il 40% di labor cost e il 20% di food cost, se sei bravo, che anche bisogna aggiungerlo, i 2 secondi e 4, cioè 20% del tuo tempo parli del food, il 40% parli del personale, e migliorare costantemente le condizioni di lavoro. Perché poi non è che si passa all'altra interpretazione, che cioè siamo gli stupidi che fanno in un altro modo. Perché poi, chiaro, certo, poi si passa per quelli che... Le motivazioni per cui poi gli imprenditori, se così vogliamo definirli, gestiscono la propria impresa in quel modo, le motivazioni le sappiamo. Non è che... alle volte è un po' anche una scusa. Esatto. Noi rientriamo nel nostro finale, perché siamo in conclusione. Noi vogliamo vedere realizzare il tuo sogno dei 1000 Pizium in giro per il mondo, quindi facciamo ovviamente un grosso in bocca al lupo, a prescindere da quali saranno i vostri obiettivi, e palese a tutti che state lavorando in una maniera fantastica. Grazie ancora per essere stato qui ai nostri Doc Talk. Grazie mille. Noi vi diamo appuntamento agli ultimi Doc Talk di domani, in occasione dell'ottava edizione del campionato nazionale Pizza Doc.